non ricevono visibilità e che invece a livello territoriale potrebbe essere una chiave importante. Quindi, come radio, come redazione di Radio Rete Edicola, abbiamo deciso di affiancare questo processo provocando appunto il dibattito tra gli edicolanti per il momento e così cercando di capire qual è la loro opinione sulla vendita dei libri in edicola, cosa si può fare, soprattutto in riferimento a un settore che viene colpevolmente abbandonato dagli edicolanti, quello dell'infanzia, perché l'infanzia comunque entra in edicola, comunque approccia gli edicolanti, i giornalai per tutt'altri motivi, lo sappiamo, dalle bustine ai giochi, e però quindi proprio per questo motivo sarebbe il caso di sviluppare questo tipo di rapporto proponendo appunto ai più piccoli titoli di libri. Titoli di libri che, lo sappiamo, è l'unico settore in questo momento nell'editoria libraria che sta segnando dei punti positivi e appunto è venuto un altro segnale ieri dalla Fiera di Bologna. Quindi perché non dedicarci con maggiore attenzione e con una diversa modalità a questo settore? Quindi è un po' questa la domanda. Fatemi avere le vostre opinioni su questo o digitando un vostro parere sulla chat della radio oppure con un WhatsApp audio o semplicemente chiamando il 338 3716 833. Potremmo metterci d'accordo per la prossima settimana, quindi ospitare tutta una serie di interventi sul tema della vendita dei libri in edicola. Bene, si è fatta l'ora purtroppo, quindi siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Io comunque devo mandare una breve pausa musicale. Ci risentiamo quindi tra pochissimi minuti. Bene, allora leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia, però siamo giunti allo spazio dedicato ai collegamenti con i vari edicolanti. Questa settimana chiude la serie dei collegamenti un'altra edicola napoletana, quella di Emanuele Capuano, che salutiamo, è in linea con noi. Buongiorno Emanuele. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Emanuele, non so se tu hai sentito le altre puntate dedicate agli edicolanti napoletani, ma anche ad altri edicolanti in giro per l'Italia. Noi comunque per rompere il ghiaccio, diciamo così, siamo curiosi di sapere, la tua attività, di conoscere bene la tua attività, come l'hai impostata, da quanto tempo sei edicolante, in quale, quartiere, in quale contesto socio-urbanistico sei presente con la tua edicola. Prego, a te la parola.
Allora, niente, diciamo che io appartengo alla terza generazione della mia famiglia di edicolanti, quindi è un bel po' che Ehi, facciamo questo mestiere. bene, bene, quindi sei un Sono giovanissimo. io sì, personalmente sono 16 anni che lo faccio, Hai dal 2001, cominciato e presto. diciamo sì, ho cominciato presto, dopo essermi diplomato, ho iniziato questa, diciamo, avventura, intraprendendo, diciamo, poi quello che aveva iniziato il nonno, che aveva lasciato a papà, e papà che ha fatto continuare me. E quindi sei in una zona centrale, immagino. Così Sì, provo a fare uno più uno. mi trovo proprio all'interno del centro direzionale, all'interno del Benissimo. centro direzionale di Napoli. Benissimo. Diciamo che è una zona molto bella, cioè con uffici, residenziale, una zona abbastanza, diciamo, popolata, e siamo al centro di Napoli alla fine. Certo. Dunque, come hai impostato la tua attività? Nel senso, quanto spazio ai giornali, quanto spazio ai libri, quanto spazio ad altri servizi? Facci un po' capire. Allora, guarda, ti dico la verità, fortunatamente la mia edicola ha una prevalenza di giornali e riviste, anche Bene. se come tanti altri colleghi ho dovuto dedicare, per, diciamo, proprio perché serviva, agli altri servizi un po' di spazio. Vendiamo anche caramelle, patatine, tutte queste cose così, piccoli food snack, offriamo ricariche, servizi di pagamento, servizi postali, tutte queste cose che abbiamo dovuto per forza inoltrare all'interno della nostra attività per andare avanti, diciamo così. Ecco, Ma ma più che altro per attirare pubblico, non sì. perché possa portare un guadagno, perché è un guadagno talmente minimo, ma c'è la speranza che in pratica la persona che possa entrare possa acquistare sempre un giornale o qualcos'altro. Allora, volevo sapere se hai un negozio oppure È un chiosco, un un chiosco, chiosco. perfetto. Senti, hai fatto questo riferimento ai servizi postali. Sì. Da quanto tempo li stai gestendo? Come ti trovi? Perché questo dei servizi postali è un argomento un po' ostico per molti edicolanti. Facciamo sempre fatica, come dire, a farglielo capire, a dargli un quadro. Quindi, sarei felice se fossi tu, insomma, a spiegare bene la convenienza, di questa attività, soprattutto per quello che tu hai detto, guarda, molto intelligentemente, attirare i clienti, perché oggi la sfida è questa, e a Sì. questo dovrebbero servire un po' i servizi. Vai, ti lascio la parola. Allora, riguardo ai servizi postali, vorrei tanto spiegarti di più, ma è talmente poco il tempo che gli è stato dedicato, perché è da poco che abbiamo Sì, preso un contratto con la certo. Nexib. Sì. Quindi stiamo cercando di portare a termine questo discorso dell'invio dei pacchi fino a 20 kg. Sì. Il discorso, diciamo, che è un po' complesso, perché è per il ridotto spazio in cui ci troviamo che ci è difficile, diciamo, gestire questa situazione. Sì. Però, come ti ho detto prima, facciamo il possibile, perché più prodotti e più servizi offriamo, più la gente è costretta a venire da noi per le, diciamo, le situazioni quotidiane che deve incorrere. Certo. E niente, diciamo che la vedo una cosa molto positiva allo stesso, pure perché c'è un minimo guadagno su ogni spedizione oppure su ogni raccomandata che si possa fare. Sì. E nient'altro. Comunque non è una cosa da sottovalutare, perché dobbiamo pur pensare che se un domani, diciamo, il quotidiano, il giornale dovesse ancora, diciamo, soffrire ancora di più questa crisi, dobbiamo essere pronti per intraprendere nuove strade. E tu l'hai presa questa nuova strada sul lato della clientela, cioè stai studiando un modo per riportare le persone in edicola, perché poi è Esattamente. questo il grande tema. Quindi voglio capire, questa idea di dirottare verso di te i flussi di persone, che i flussi commerciali che comunque in una zona come la tua sicuramente sono e sono molto importanti. Ecco, Sì. a partire dai servizi, naturalmente, ti ha portato qualche giovamento? Cioè, hai visto che poi c'è una ricaduta sulla vendita del prodotto editoriale? Sì, guarda, la crisi sul prodotto editoriale ci sta, e non penso che te la devo dire io. Certo. Ci sta e si nota, purtroppo. Il problema, anzi la paura, è che, come avete anche parlato nelle scorse puntate, la fascia media dell'età del mio cliente va dai 45 a salire. Sì. E questo è il dato che spaventa, sempre la mancanza dei giovani. Sì.
Diciamo che con queste operazioni che facciamo tra ricariche, pagamenti, servizi postepay, tutte queste cose così, si avvicina, diciamo, il mondo di ragazzi che è sempre occupato con il cellulare alla mano, Sì. e la speranza è che possano vedere un qualcosa e si possano affezionare ad una collana di libri, ad un collaterale di un quotidiano da seguire nel tempo, diciamo così. Sì, ecco, Comunque è un discorso. mi sembra un'osservazione intelligente questa tua. Io però, guarda, te lo dico, Emanuele, non mi lascio scappare l'occasione per farti due domande. Primo, visto che la tua già lunga esperienza nel settore è una tua valutazione su come è cambiato, questo mestiere. E secondo, proprio, anzi, partiamo da qui, che così è più concatenato al ragionamento, che cosa bisogna fare? Oltre a questi strumenti tipicamente commerciali di cui hai parlato, che cosa bisogna fare per attirare l'attenzione di un giovane sui prodotti editoriali? Secondo te, se tu fossi un editore, che cosa faresti? Il problema è proprio questo, che bisognerebbe fare, diciamo, delle cose che al giovane interessa. E oggi sappiamo bene che cos'è che interessa al giovane: i social network, internet, il telefonino, tutte queste cose così. Il problema è che attirare l'attenzione, ai giovani su questi temi è difficile anche all'editore. Cosa può mai fare un editore riguardo a queste cose? Ben poco. Certo. Allora bisogna, diciamo, sperare più che altro, sperare che si possano loro avvicinare, cioè, durante il loro percorso di vita, a queste cose che forse gli hanno tramandato i genitori e che loro poi non hanno continuato. Non so se tu hai dato un'occhiata a quel numero dell'Espresso in cui si parlava poche settimane fa proprio dell'importanza della lettura su carta, ma Sì, 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 sì. importanza cognitiva, cioè per quanto riguarda proprio i funzionamenti neurologici del cervello. E devo dire che quello ha dato una bella sferzata un po' a tutti gli addetti ai lavori, tutti coloro che si occupano di questo nodo, di questo grande interrogativo. Bisognerebbe un po' tornare a fare una battaglia culturale, certo, su questo nelle scuole, per esempio, per fare in modo che la carta stampata, generalmente intesa, torni ad essere un oggetto di uso quotidiano. E giustamente io credo che tu l'abbia impostata in modo giusto, cioè da parte uno sforzo dell'editore. Forse sopra le proprie forze, perché dico questo? Perché gli editori destinano poche risorse agli Sì. investimenti e anche poca fantasia, poco zucchero al loro cervello, mettiamo così, per avere fantasia di immaginare un bisogno editoriale molto, ma molto diverso da quello ordinario. Allora, la Sì. domanda invece su come è cambiato questo mestiere ci sta tutta e soprattutto ci sta perché tu sei un giovane, quindi potresti fare delle valutazioni un po' più fresche del normale. Vai. Sì, no, guarda, ti voglio precisare una cosa. La prima è che c'è qualche sforzo da parte di qualche scuola nei miei dintorni che cerca di far acquistare i quotidiani ai propri alunni in alcuni giorni della settimana. Già questa è una cosa Bellissimo, importante. Una cosa bellissimo. molto importante perché, ecco, così li si avvicina al Ma mondo editoriale. come hai fatto? No, no, spiegaci, aspetta, ti fermo su questo punto. No, non l'ho fatto io, non l'ho fatto Ah, io, non voglio i ecco. meriti. In pratica ho detto c'è qualche scuola nei dintorni della mia edicola. In pratica a volte vengono molti alunni delle scuole medie e delle scuole superiori che vengono a comprare i quotidiani perché gli viene chiesto dai professori un giorno a settimana di leggere il quotidiano insieme. E vabbè, Emanuele, allora ascolta, ma da qui, da questa cosa, diciamo, motu proprio, come dicono i filosofi, dalla scuola all'edicola, ce ne potrebbe essere anche un altro dall'edicola alla scuola, no? Cioè, così mi viene Sì, un'osservazione sicuramente. spontanea. E questo, Sicuramente sarebbe una oh, cosa molto positiva. ecco, appunto, quindi vediamo un po' di dare questa sferzata, ma non lo dico a te, lo dico a chi ci sta ascoltando, che invece di solito resiste un po' a queste camminate verso la scuola, queste visite alla scuola. No, l'ho No, detta. Esatto, bisogna partire ad imboccarli da piccoli con i giornali per far sì che poi crescano con questa abitudine. esatto. Bene, allora questa osservazione già mi sembra molto simpatica. Vai con la seconda. La seconda che ti volevo dire è che, diciamo che più che altro gli editori, se
se tu ci fai caso, nelle edicole noi siamo pieni di prodotti che per anni e anni continuano ad uscire. Certo, i famosi ribollinati. Bravo, ribollinati, te li ritrovi in quarta edizione, in quinta edizione, in sesta edizione. Allora, siccome ci sono edicole come la mia che lavorano con una clientela, diciamo, selezionata, diciamo così, si ritrovano.